Ciao, oggi vi parlo di una truffa che riguarda le email, le fatture, i PDF. Una truffa che ho visto applicare di persona su alcune aziende che si potrebbe risolvere abbastanza semplicemente con l'utilizzo della PEC. Allora, ricordatevi di iscrivervi al canale cliccando qui sopra sotto iscrivi e poi sulla campanellina per ricevere notifiche quando escono nuovi video. Col gennaio 2019 parte la fattura elettronica. Non vi parlerò di pregi e difetti della fattura elettronica o dei problemi che nasceranno. È mia intenzione concentrarmi sulla sicurezza. Quello che vi racconto adesso è una truffa che ho visto applicata su alcune aziende e che nella pratica si è dimostrata molto efficace, ovvero aziende hanno perso soldi. Per prima cosa vi devo illustrare un attimo come funzionano le email. Le email nascono più o meno nel 1971, ma erano riservate alla rete ARPA che riguardava principalmente le università. Negli anni 90, fine anni 80, anni 90, si è avuta la vera divulgazione di massa. Tutti quanti hanno cominciato a usare l'email per scambiarsi informazioni anche all'interno delle aziende. L'email prende spunto dal sistema di posta terrestre tradizionale. Quindi, nella posta tradizionale cosa avviene? Che qualcuno scrive una lettera e poi la imbuca in una casella. Il postino passa, ritira il sacco delle lettere, lo porta in centrale, qui vengono smistate e vengono consegnate nella casella postale del destinatario. Il destinatario periodicamente va a controllare se c'è posta nella casella, prende le sue lettere, le porta a casa e se le legge. Nella controparte informatica, ovvero le email, le cose non sono molto diverse. Una delle cose che consiglio spesso è di pensare a cosa si può fare con la posta tradizionale per capire se la stessa cosa si può fare con le email. Per esempio, nella posta tradizionale io posso scrivere una lettera mettendo sulla carta come mittente un nome che non è il mio. Poi la posso spedire e chi la riceve, l'unica informazione di chi l'ha spedito è quello che trova scritto sull'involucro della lettera o sulla lettera stessa che io ho falsificato. Si può fare la stessa cosa nell'email? Sì, identico. Chi crea l'email può mettere come mittente un nome diverso dal proprio. Non esiste nel protocollo un controllo su questo tipo di informazione. Quindi si chiama spoofing e si creano email forgiate. Quindi io, se faccio un'email dove falsifico il mio indirizzo mittente, in realtà forgio un'email falsa. Ma questo è permesso dal protocollo, quindi non mi costa niente ed è molto semplice creare email il cui il mittente non è quello reale. Per capire se il mittente è quello reale bisogna ricorrere a un'analisi forense un po' più complicata e che comunque non è mai definitiva. Per questo negli ultimi anni è stata inventata la PEC, ovvero la posta elettronica certificata, dove un ente certificatore certifica chi ha inviato l'email e quando. Parlerò in uno dei miei prossimi video brevemente della PEC e di come va conservata, perché anche su questo particolare problema ho visto un po' di incertezza e di confusione. Quindi torniamo ad analizzare come funziona l'email. Nell'email voi scrivete l'email utilizzando tipicamente un client o una webmail, poi una volta che avete scritto la vostra email procedete con l'invio. A questo punto il vostro provider di posta o il vostro server aziendale riceve l'email che voi avete preparato. A questo punto voi perdete il controllo sull'email. L'email per voi è partita. Nella realtà l'avete solo affidata a un interlocutore che in gergo tecnico si chiama agente. Questo agente cercherà di capire dalla vostra email chi è il destinatario,
qual è il provider o il server di posta che si occupa del ricevimento della posta del destinatario, e a quel punto lo contatterà e gli dirà: ho un'email per un destinatario che tu gestisci. A quel punto chi riceve dice: ok, allora passami quest'email. Il mittente, il server mittente, passa l'email al server destinatario, che a quel punto dà il suo ok per la ricezione e recapita l'email nella casella di posta del destinatario. A questo punto il destinatario regolarmente andrà ad aprire la sua casella webmail, oppure con il suo client, per esempio Outlook, scaricherà la posta dal server e così riceverà l'email che gli è stata inviata, e a questo punto vedrà il contenuto. Non ha, come vi ho detto prima, molti strumenti per capire chi l'ha inviata e se il contenuto sia vero o no. Come funziona la truffa delle fatture? È abbastanza semplice. Un'azienda emette fattura e ha un accordo con il cliente per cui gliele invia in formato PDF. Sappiate che il formato PDF non è assolutamente lo standard da usare per fare queste cose qui. Comunque è sicuramente comodo e può andare anche bene, a patto di sapere i rischi che si corrono. Quindi va bene se io voglio ricevere il contenuto giusto per averlo in anticipo rispetto a quello che può essere la posta tradizionale, non va benissimo se io mi fido delle informazioni ciecamente e prendo un'azione su queste informazioni. Per esempio, io ricevo il mio PDF con la fattura e sopra c'è per esempio una scadenza a 30 giorni con un IBAN sul quale effettuare il pagamento. Io sono il cliente, ho ricevuto la fattura PDF che sto aspettando, perché effettivamente io quel materiale l'ho acquistato, e quindi procedo con il pagamento. Tutto sembra essere regolare, se non fosse che dopo 30 giorni il mio fornitore mi chiama e mi dice: come mai non hai ancora effettuato il pagamento? A questo punto io rispondo: ma io il pagamento l'ho effettuato. E qui si scopre il problema. Vediamo con un breve grafico cosa succede di solito. Quello che nella pratica succede è questo qui. Il mittente prepara una fattura con i dati di pagamento, fa un PDF e li invia all'email, alla casella email del cliente. La fattura arriva sul server del provider del destinatario. A questo punto l'hacker scarica la fattura e la cancella dalla casella di posta. Siccome il destinatario ancora non l'ha vista, perché l'hacker tiene monitorata la casella in modo da vedere istantaneamente quando arrivano le nuove fatture e appena le vede arrivare le scarica e le cancella, il destinatario magari non è sempre così attento, scarica la posta magari ogni 15 minuti, oppure in quel momento non sta guardando la posta. Quindi succede che una volta scaricato il PDF, l'hacker ne modifica il contenuto cambiando l'indirizzo IBAN sul quale effettuare il pagamento. Ora che ha modificato la fattura, la reinvia forgiando l'email in modo da impersonificare l'azienda mittente. A quel punto la fattura torna nella casella del provider e il destinatario, quando ha tempo, quando la scarica, la riceve, la analizza, vede la fattura che sta aspettando, l'importo va bene, i dettagli vanno tutti bene, l'unica cosa che è variata è l'IBAN. A questo punto un destinatario un po' più furbo si accorge che è diverso da quello che ha sempre utilizzato, potrebbe chiamare il mittente per segnalarlo, ma quello che succede più spesso invece è che effettua il pagamento tranquillamente con un bonifico. Dopo i giorni intercorsi dalla scadenza della fattura, il mittente decide di chiamare il destinatario e di scopre che il pagamento è stato effettuato. Il destinatario chiama la banca e si scambiano un po' di informazioni e si scopre che l'importo è stato versato in un conto che non è quello del mittente. Nel frattempo i soldi sono stati tolti, trasferiti su un altro conto di appoggio, magari il conto è stato anche chiuso, e io quello che ho visto succedere ai più fortunati
è che questa truffa è stata fatta su diverse aziende, le prime ci hanno rimesso, poi dopo la banca si è accorta del problema e quando ha visto altre aziende effettuare bonifici le ha contattato dicendogli guarda che il conto su cui ha effettuato il bonifico in realtà è un conto fasullo usato per questa truffa e quindi sono riusciti a bloccare la cosa prima che arrivasse a compimento. Qui sorgono un paio di domande. Prima domanda, come ha fatto l'hacker a intercettare l'email con la fattura? Ci sono 2000 risposte, in realtà forse non così tante, però ce ne sono diverse. Quella più classica è che ha trovato la password della posta elettronica del destinatario e quindi è in grado di vedere la posta elettronica del destinatario. Questo comportamento dell'hacker si chiama man in the middle, ovvero lui si mette nel mezzo, vede arrivare le cose dal mittente, le intercetta, le modifica e poi le passa al destinatario. Il mittente e il destinatario non sanno che c'è una persona nel mezzo che effettua queste modifiche. Potrebbe per esempio essere riuscito a immettere un virus sul computer del destinatario o del mittente con il quale ha rubato le password, oppure potrebbe aver usato un dizionario per tentare di carpire la password della casella di posta e averla trovata, oppure avrebbe potuto craccare un sito sul quale l'utente era registrato con lo stesso utente password usato per l'email e averla poi provata e scoperto che era buona. Quindi i metodi per fare questa operazione sono diversi. Come ci si cautela? La fattura elettronica elimina questo problema. L'altro modo per ovviare, e questo vale un po' per tutte le comunicazioni, è la casella PEC, ovvero la posta elettronica certificata. Se dovete inviare un'email, usate la PEC. Tutte le aziende sono obbligate ad avere un indirizzo PEC che potete trovare chiedendoglielo oppure richiedendo una visura camerale in Camera di Commercio perché è obbligatorio che vi sia riportata. L'altra cosa da fare è verificare gli allegati con, per esempio, VirusTotal, come vi ho spiegato nel video precedente, e quello che potete fare, se possibile, è attivare la crittografia end-to-end quando scaricate e inviate posta, ovvero utilizzate i protocolli SMTPS, POPS e IMAPS per scaricare e inviare la posta. Dovete chiedere col vostro provider se questi protocolli sono disponibili e configurare il vostro client, per esempio Outlook, per l'utilizzo di questi protocolli. Questo effettua una crittografia della posta in entrata e in uscita, evitando che chi sta in ascolto possa intercettare e vedere in chiaro le vostre informazioni. Non è una soluzione definitiva, ma è un buon passo avanti nella sicurezza. Per questo argomento è tutto, arrivederci al prossimo video che vi anticipo già sarà sulla PEC. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere il pollice in alto qui sotto sui like, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche quando usciranno nuovi video.